Signori, benvenuti, io sono Sly e benvenuti su Days Gone. Questo è un nuovo episodio. Nell'episodio precedente abbiamo praticamente conosciuto l'urlatore, uno zombie che in qualche modo è Tavuce e fa venire tutte le orde pronti con i cazzi ad incularci malissimo. E abbiamo trovato la dinamite con uno schizzo, con testa di cazzo che lo odio in una maniera incredibile. Abbiamo scoperto che probabilmente vuole tradire Iron Mike, io non so perché me lo aspetto. E adesso continuiamo con la missione dove dobbiamo incontrare Ricky e parlare del braccio di Boozer. Vediamo cosa succede. Ehi, Ricky, mi serve un favore. Sì, che vuoi, Dick? Per il braccio di Boozer. Ho visto l'uncino che gli hai costruito. È bello, ma non pensi sarebbe meglio se al suo posto mettessimo qualcosa come un coltello o una lama, per Oh, esempio? Sai. aspetta. Oh, mi aiuti? Grazie. Se tu. Oh, mi spiace, scusa. Quindi, tu vorresti che costruissi una protesi a coltello per Boozer? Sì, non tirerebbe su di morale, si sentirebbe più, come dire. Dovrei militarizzare Boozer? Detta così suona male, ma. Ti sto prendendo in giro, Dick. Mi sembra un'ottima idea. Devo controllare Sempre che mi l'inventario prende e per il ti dico cosa culo, mi manca. sta Ricky. Ok? Bene. Quindi dobbiamo costruirci un po' come The Walking Dead, raga. Merle, il fratello di Daryl, che poi alla fine c'ha tutto il braccio così. Perdonatemi, spoiler per le prime stagioni. È molto simile, me l'avevano detto in un commento, infatti, raga, uno di voi me l'aveva detto che era molto simile a The Walking Dead, questo gioco comunque te le dava le sensazioni, ma a me me le ha date già dall'inizio, raga. Già il fatto che il personaggio ha la moto, io già mi sentivo Daryl, poi con la balestra che abbiamo trovato inizialmente, è tanta roba. Diciamo Ricky, che abbiamo un tubo di tutto. metallo e non sarà un tubo qualsiasi. Forse è il caso di cercare i ingredienti. Aspetta un Ce secondo. l'abbiamo una destinazione? C'era una casa in costruzione dalle parti di Marine Forks. Potrebbe fare al caso mio. Ok, ce l'abbiamo. Minchia, 2 km e 6, raga. Dai, ci vediamo direttamente quando arrivo, raga. Oh, no, 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 sì. Porca puttana, raga, ci vediamo direttamente quando arrivo, per 2 km. Loser, mi senti? Sono Dick. Forse dorme. Dick, sei tu? Cazzo, scusa, amico, non volevo svegliarti. Sai com'è? Dopo aver spalato tutto il giorno, svengo appena tocco il letto. Che si dice? Volevo solo sapere come stessi. Ho sempre paura che tu esca a ballare il valzer di mezzanotte con un'orda. Non preoccuparti per me. Da quel che sento, le scorribande le fai tu. Ora vado a farmi una dormita. Chiudo. Ok, raga, siamo arrivati e dovrei avere un lupo mannaro dietro. In teoria. Ah, non mi serve più. Ok. Siamo arrivati finalmente. Mamma mia, 2 km. Queste case in costruzione c'ero passato una volta. Bello quando il gioco ti fa tornare. Oh, che culo, pure la benzina. Aspetta, facciamo il pieno, raga, non si sa, un'orda ci incula così subito, bene o male. Serviva proprio. Allora, raga, io se in questo episodio mi sentite un pochino magari parlare più piano, cerco di avvicinarmi il microfono il più possibile. È perché è tardi mentre sto registrando, quindi non è che posso urlare così. Questa situazione. Oh, quando niente, quando due in distanza di un metro. Schiavo quel coltello. Ok, il coltello. Qua voi questa zona non ve la Ci ricordate, ma questa è sono. stata la zona dove io ho trovato Lisa. Questa missione purtroppo l'ho Tornare dietro. saltata perché pensavo fosse una secondaria. In realtà Lisa è una primaria che poi tra l'altro, non lo so, è scomparsa alla fine. Non lo so dove cazzo è tornata Lisa, non se ne sta parlando per adesso. In teoria non era arrivata al massimo. E qua abbiamo ucciso il nostro primo orso che dovevamo ucciderlo per forza. Era tipo una boss fight. Non si è fatto un cazzo. Pronuncia l'arma maledetta. Eccolo, attenzione, sono convulsioni. Perfetto, il coltello ce l'abbiamo. Mi Cosa serve per mancava? aiutarmi.
I rottami, va bene, i rottami, dai, ce li abbiamo. Dico, usa i tuoi tirchio di merda. Guarda, cioè, raga, in questa zona a piedi non ci puoi rimanere. C'era uno dove abbiamo fatto il pieno prima sulla casa in costruzione. Un altro ce l'abbiamo praticamente qua. E poi qua ce n'è un altro ancora con tanto di rifornimento, quindi fullato tutta la vita. Cioè, qua a piedi non ci puoi restare praticamente in questa zona. Cioè, se uno resta a piedi qua è proprio un minchione. Però se resti a piedi prima e sei in zona, sai bene che in questa zona della mappa a piedi non ci restate mai. Vabbè, sai che dove c'è un rifornimento, dai, mi pare logico. Ok, recupera 10 rottami. Ah, cazzo, questi sono un po' a caso. Vediamo se qua posso aprire il cofano. Godo, ti prego, dammi i rottami. Qua era pieno di nidi, raga, abbiamo liberato tutto. Ah, non so se è una mia impressione, ma sembra più veloce. Ah. Dai, 4, porca puttana. Vediamo se uno di loro magari potrebbe avere un rottame. Tu siamo full. Ho visto che c'è un'abilità, raga, che aumenta praticamente. Dovremmo poter trasportare il doppio di quello che trasportiamo normalmente. Questa cosa è molto utile. Che qua per scappare da un'orda, raga, sta trave. Esatto, come per fine di bruciare i nidi. Vabbè, scriptatissimo sto gioco. Ah, a fare il culo, guarda come disatti. Oddio. Perché sì, si può aprire il cofano, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. E abbiamo fatto anche una cosa che avremmo dovuto fare, togliere ese radio di merda che attirano le orde, quelle lì. Oh, ok, 10 rottami. Dovrei avere tutto. Questi dovrebbero bastare. Ok, raga, mamma mia, mille, mila anni per arrivare. Lo conosco, Ce l'abbiamo devo fatta, passare. siamo anche quasi a piedi. Vabbè, siamo arrivati. Andiamo da Ricky e vediamo se riesce a farci questo coltello. Ehi, Ehi. ho quei pezzi che mi avevi chiesto. Ah, bene. Beh, ripassa e vediamo che si può fare, ok? Ah, Ricky. Grazie. Beh, ora Boozer è uno di noi. Allora, per adesso non abbiamo molte missioni principali, cioè in teoria non ne abbiamo, quindi io mi andrei a fare la secondaria di Ricky, così con un po' di culo poi ci sblocca Dick, una grazie a primaria. Dio. Ricky, che c'è? Conosci un certo Joshua Harper? Harp? Sì, lo conosco. Non mi sono mai fidato di quello stronzo. Se ne andava sempre in giro con una bandana nera, come un maledetto hipster. Beh, il tuo istinto non sbagliava. Ha sparato ad Elaine alle spalle per una partita a carte e poi è scappato. Porca, ora dov'è? Una pattuglia l'ha visto a sud, ma erano troppo spaventati per affrontarlo. Forse ha un appuntamento con dei randagi. Stavolta ho davvero bisogno del tuo aiuto. Ok, me ne occupo io. Ti ho Oltre a segnato il taglia. punto sulla mappa. Grazie, Grazie, Rick. Dopo ti faccio un pensierino. Guarda, raga, io so cosa significa restare a Dick. Hai piedi qualcosa? nella merda di Base, notte. come andiamo? Piuttosto pago. Merda, ti serve un po' di carburante. Ma vai a fare in culo che sei un tirchio di merda. Questo qui è un Torna presto, garavigliaro che facci non una mappa. avete idea. Dick, ci sei? La nuova protesi per Boozer è pronta. Ho già mandato Eddie a chiamarlo. Ah, grandioso. Come, è già pronta? Che arrivo subito. Di, conchiudo. È già? Porca puttana, sono uscito. Ok, allora continuiamo la principale, perché poi questa qui io me le faccio in caso in vostra assenza, a meno che questa qui dura poco e poi ci ritroviamo veramente senza. Guarda, che di norma il gioco va avanti con la missione principale, poi dopo un po'. Ma c'è gente? Sul tuo fianco, spostati. Andiamo. Uccidiamo quello stronzo. Pagherai. Forza, No, abbacciamolo. capo, Ricopro non io. ti permettere più. Come Stupido. ti permetti ad attaccare? Oddio. Come ti permetti ad attaccare qua Iron Mike e tutta la sua Aprite, gente? non ho tutto il giorno. Dick, può passare. Grazie. Allora, vediamo la protesi di Il mio Boozer. viaggiatore di taglio preferito. Ruffiana. Lei, come va? Qui, dove c'è la Ok, piega. ci sono. Fammelo fissare, ok? Così, molto meglio. Ok. Ehi, fratello!
Guarda cosa ha fatto Ricky. Cosa? Un nuovo giocattolo. È merito di Dick. È davvero molto figo, Boozer. Ehi, sembra uno di quei... uno dei tre moschettieri. E in guardia, figlio di un ripugnante. Okay. Ehi. Beh, forse non è stata una grande idea. Forse no. Ok. Boozer, è un'ottima idea. Abbiamo il dubbio, in effetti. Se continua a fare così a qualcuno... qualcuno ci si fa la testa prima o poi. Bene. Detto questo, guida fino a destinazione. Ti serviva una mano? In che senso? Una presa per il culo? Guidiamo con Boozer. Ci sei? Oh, Brian. Aspetta. Oh, Brian, sono stanco del lavoro sporco. Hai notizie per me o no? Sì, beh, intendo. Sì. Ho qualcosa. No. Di che si tratta? Devi aiutarmi solo un'ultimissima volta. Hai sentito quello che ho appena detto? Basta, davvero. Ultimo incarico, poi ci vedremo e ti dirò cosa ho scoperto. Scordatelo. Il secondo nome. Era Irene, giusto? Sara Irene Whittaker. È nel suo foglio di ricovero. No, Maria, raga, i brividi. Un ultimo incarico. Sì. Ho inviato le coordinate. Maria, raga, i brividi. Raga, i brividi, i brividi. I brividi, mamma mia, raga, voi non mi vedete. Meno male che non ho messo la webcam, raga. C'hai i pila, le razza. Sembra andare di fretta. Uguale a quelli dei capelli. Già. Ricordi quel bastardo della Nero di cui ti ho detto, Brian? Sembra avere notizie per me, ma prima vuole che porti a termine un ultimo lavoretto. Sì. Ok. Dovresti venire. Dici? Nah. Schizzo mi ha messo in campagna. Sfamerò il mondo un'erbaccia alla volta. Al diavolo, Schizzo. Ti riporto subito indietro. A quant'è che non vedi un elicottero? Ah. Dirò che ti serviva una mano. Ti fa sempre ridere, vero? Attenzione, bella raga, bellissimo. Mamma mia, dai, mica che sono gasatissimo. Vai, vediamo che succede. Dove andiamo? Dalle parti di Melacqua Lake. Sai dov'è? Sì, a nord del Rogue Tunnel, vicino alla strada di Waldo. E cosa cerchiamo? Un elicottero della Nero è atterrato in zona per chissà quale motivo. O'Brien vuole spiegarmi cosa hanno in mente. Quindi O'Brien è... cos'è? Il tuo capo? L'uomo nell'ombra? Sai... cosa, no? Sai perfettamente perché siamo qui. Era solo una domanda. Però gli scodinzolo intorno come un cane in calore. Mi sbagli di grosso. Gli va una piccola moto incrostata di fango. È lì, ha imparato a guidare. Attento, potrei iniziare a chiamare. Quando arriviamo, restami vicino. E qualunque cosa accada, non farti vedere. Quella gente ha il grilletto facile. Ok, ok, resto giù, tengo la bocca chiusa ed evito di farci ammazzare. Senti, Dick, grazie di avermi portato con te. Non vedevo l'ora di uscire da quel buco. Anche a costo di farmi scarrozzare. Ci credo. Eccolo qua l'elicottero. Ok, stammi vicino. Ti seguo a ruota. Forza, gente, mettiamo in sicurezza la zona. Già. Resto in attesa. Eccolo. Non avrei mai pensato di rivederne uno. Non in volo, almeno. Ok, ora osserva. Prima escono i soldati e mettono in sicurezza l'aria. Poi tocca al genietto, il ricercatore, lo scienziato, non quello che è, che scende e si guarda intorno. Per fare cosa? Le sue ricerche scientifiche da mezza sega, io che ne so. Scusa, non li stavi spiando? Niente da riferire. Ok, aspetta qui. Sì, a posto. Non ti muovo, non farmi. Appunto, io quello pensavo, raga. Minchia, ora devo stare in occhio a Boozer. Meno male che è rimasto fermo. Qua dei minatori. Non interrompermi. Porca. Fermo! Non avanzare. Dai, gli ho tirato una pietra in faccia. Non ci credo, raga, questa qui ve la faccio vedere, almeno solo la scena della pietra, perché dai, assurdo, dovevo allontanarlo, raga, mi ho tirato una pietra in bocca. Davvero?
Ma come mescola la merda, raga? Quindi siamo qui nel mezzo del nulla perché possiate raccogliere merda di furioso? Precisamente. Ok, se lo dice lei. Nota operativa 2102. Le analisi dei campioni di feci raccolti nelle zone 2, 3 e 4B evidenziano la presenza di Claytonia perfoliata. Vale a dire? Nota come... Credevo di aver sentito qualcosa. Siccome di bacche monoiche di Juniperus communis. Cosa importa? Cosa importa? Significa che i furiosi non mangiano solo le persone o i loro simili. Mangiano bacche, piante, erba. La stessa dieta di un cervo, insomma. Sono onnivori, come noi, ma, yeah. Ma i loro stomaci digeriscono molto meglio la cellulosa. Già, ok. E quindi? Quindi non patiranno la fame quando ci avranno divorati tutti. Se non rischiano l'estinzione ora come ora. Merda. Hai capito? No, non lo è. Qui ho finito. Ok. Torno alla moto. Questo è il problema. Aspetto che se ne vanno. Devo fare sempre il giro largo quando me ne vado perché essere schiamato all'ultimo è un casino. Hai capito qualcosa alla radio? Mi sembra assurdo, cazzo. Tutti quei fondi statali e loro raccolgono merda di furioso. Sì. Te l'ho detto, non capisco cosa cerchino o perché. Avranno come una base qui intorno, no? Li hai mai seguiti? Sì, ma spariscono sempre oltre le montagne, verso sud. E con la superstrada bloccata non riesco mai ad avvicinarmi. Figli di puttana. Sembra ci debbano parecchie spiegazioni. Ciao. Attenzione. Ora dove andiamo? Bella domanda. Brian, mi senti? Rispondi, O'Brien! Ci sono. È finito? Sì, tutto a posto. Dove ci vediamo? Ti aspettavo così presto. Ti invio subito le coordinate, ma non arriverò prima di qualche minuto. Passo e chiudo. Mamma mia, raga. Ce la prendiamo con calma qui fuori. Io spero veramente che sia viva. Sentirlo sembra proprio stronzo. Mamma mia, raga. Qua è tanta roba, qua è tanta roba veramente. Speriamo. Già il fatto che lui ha scoperto il secondo nome di Sara, che non poteva mai saperlo. Vediamo. Aspetta qui, se vedesse qualcun altro potrebbe farsi un'idea sbagliata. Yo. Merda. Smettila di fare così. Cos'hai per me? Allora, senti, te lo dico, ma non sono buone notizie. Cazzo. Ho trovato uno disposto a rovistare nei dossier che loro tenevano quando lo facevano. Ok, O'Brien. Comunque, sarà Whittaker, tua moglie è stata ricoverata nell'unità Mesh del campo delle saline, fuori da Silver Lake. Dalle cartelle è stata in sala operatoria 6 ore, poi l'hanno trattata. Ok, quindi è sopravvissuta. Hanno curato la ferita. Sì, sì. Secondo i documenti si è ripresa del tutto. Poi l'hanno mandata in un campo alla periferia di... Ok, quindi potrebbe essere ancora viva. Dopo tutto questo tempo può essere viva. No. Se dici... Che significano? Li hanno attaccati. Hanno distrutto tutto. Nessun superstite. Tu sei sopravvissuto. E anche loro. Ehi, nulla avrebbe potuto salvare quell'accampamento. La superstrada 97 è un'arteria. Gli infetti... Vanno lì, si radunano da Los Angeles, dalla Baia, da Sacramento. Erano migliaia, okay, migliaia, migliaia. E noi non potevamo fare niente. Ho capito, sei scappato. Chi hai portato con te? Membri della Nero. I federali. Tutto personale qui. Abilitato. Membri della Nero. I soldati, la gente armata. Quelli che avrebbero dovuto proteggere i civili. Non c'è nulla che si possa fare per arrestare. Oh, no, non mi venire forti, a parlare delle orde, O'Brien. Beh, allora sai che non c'era nulla e da fare. Invece no. Avreste potuto portarli, salvare qualche vita in più. Non c'era modo, tempo o spazio. Avevano iniziato ad azzuffarsi tra loro prima che arrivasse. No, sul serio. Mi spiace per tua moglie. Mi spiace per tutto quanto. Ma devi capire che... se non l'avessi affidata a me quella notte... non sarebbe arrivata alla mattina.
fatto la scelta giusta. E se le fossi stato accanto, non avresti fatto altro che morire di fianco a lei. Pensi che non lo sappia? O'Brien. Grazie per averla salvata quella notte. Cazzo, sono... E così ti dispiace? Vero, O'Brien, ti dispiace? Cazzo, è stata solo una perdita di tempo. No, senza parole, raga. Ti giuro, non me l'aspettavo che è così, però certo c'è ancora speranza volendo, però questa cosa l'ha ridotta la speranza. Dove cazzo è Boozer? Cazzo, Boozer! Boozer! Porca puttana, Boozer, dove diavolo sei finito? Cazzo è Boozer? Sei Boozer, dove diavolo ti sei cacciato? Orme di stivali è passato di qui. Mi sembra una volpe all'inizio. D'accordo. Ehi, forse un coyote, no? Insomma, quel trasformatore. Sei sempre disponibile? Ma certo. Questo è un cane. Fammi solo sapere quando si parte, ok? Sento già l'acqua calda sulla pelle. Passerò ore sotto la doccia. Ma non c'è l'aria di male, sì, perché quella ancora sì, pensa ad aggiustare il problema. Senti Ricky, ora devo andare, ok? Chiudo. Ma qua è successa una strage in 2 secondi? Forse sono sempre gli stessi lupi, siccome sono solo grigi, per quello... Mi stanno mettendo il dubbio. E qua, Boozer. Dick, sono qui! Un cane. Oh Gesù, Boozer, ma che diavolo. Volevo fare shopping già che c'eravamo e ho trovato un branco di mastini dei ripugnanti. Buono, amico. Vista non ha infetto. Cioè, è solo un cane. Cercano e uccidono cani in buona salute. Va tutto bene. No, non possiamo lasciarlo qui, Dick. È che non possiamo, okay, non possiamo farlo. Dai, lascia fare a me. Sul serio? Tu pensi di... Ok, bello, ok, buono, tutto ok. Bene, allora. Oh, Cristo, Dick. Cristo santo. Tutto ok? Va bene, ok. Tranquillo, bello. Buono. No, dai, non fatemi vedere queste scene, cazzo. Degli animali, no. Pronto? Oh sì, fratello, sono pronto. Cosa è stato? È nostro. Segui il cammino. E guarda come si è fatto il canale. Ok, penso di averli fatti, ce n'è un altro. Proverai il dolore, vediamo se intendi questa. Mamma mia, che precisione, raga. È che odio quei bastardi, lo sai? Sì, 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 ok. D'accordo, ma ora andiamocene da qui. Ehi, com'è andata? Che cosa? Hai capito? Il tizio con la tuta spaziale, che ha detto? Ah, non importa. Ehi, andiamo, cazzo. Dai, Boozer, ti assicuro che non è il momento adatto. Ah, sì? Pensi che non riesca a prendere a calci il tuo culo flaccido? Forza, che ha detto? Piantala. Dai, che è successo, Sara? Eh? Dov'è la tua signora? Dov'è la tua? Stai giù, fratello! Oh, mamma mia! Ancora? Dov'è la tua signora, Dick? È morta, Boozer. Sara è morta. Sì, ed è morta ormai da parecchio. Quindi non pensi di aver pianto abbastanza a lungo? Porca
adesso. Penso che il tuo gancio sinistro sia una bomba, stronzo. Beh, è l'unica mossa che ho. Forza, vecchio. Cazzo. Devo rimettermi al lavoro, altrimenti che sfama questo campo. Ehi, è la mia unica mossa. Eppure ti ho spedito al tappeto 3 volte di fila. Che vergogna. Porca puttana, è stupendo sto gioco, raga. No, no, ho ancora un turno di lavoro. Dammi un passaggio lì. È a nord di Sherman's Camp. Ok. Senti, è morta quella notte. E nessuno poteva fare niente per lei. Neanche tu. Avrei dovuto essere lì. Cosa sarebbe cambiato? Lascia stare, è tardi. Va bene, raga. Ci vediamo direttamente al punto. Vediamo, lasciamo Boozer alla fattoria. Vediamo che succede. L'hanno salvata, però dove l'hanno portata è stato invaso e non ci sono stati superstiti. Schizzo, ci sei? Lost Lake, Schizzo. Sì, sì, che vuoi? Abbiamo avuto un problema. Ehi, dove diavolo sei, fratello? Ha saltato il suo turno. Che cazzo succede? Non puoi stare a sentire. Zitto, ascolta. Mentre lo accompagnavo al lavoro siamo stati attaccati dai ripugnanti. Ah, santo Dio. Dove? Fuori da Rogue Camp. Devi dirlo ad Iron Mike. Carlos sta arrivando e non si fermerà. Sai da quant'è che glielo ripeto? Mesi. Ok, vado a parlargli. Facciamo un salto a Tamalo. Boozer sarà lì in pochi minuti. Bene, perché è in debito di un altro mezzo turno per il lavoro che ha saltato. Piantala, Schizzo. Ehi, Dick. Sbaglio, Rogue Camp è dalla parte opposta rispetto a Tamalo. Abbiamo preso la panoramica, chiudo. Strozzo. Affanculo, Schizzo. E comunque vi stavo dicendo, vero anche che alla fine, raga, immaginate il momento, un'invasione di furiosi, un accampamento che viene invaso così dal nulla, cioè secondo me ci sta, non è che fanno i conti, lì si mettono a fare porta a porta e contare la gente, quindi secondo me anche se dicono non c'è nessun superstiti è sempre una cosa non certa, buttiamola lì. Avanti gente. Forza, non fermatevi. Dateci dentro. Se non si lavora, non si mangia. Non agitarti. Così. Ehi. Portiamo dentro il raccolto. Se non grazie è dentro, del passaggio. Moriremo di fame. Bene così. Ok, missione completata. La fiducia aumenta. Queste missioni continuano ad andare avanti e abbiamo già una nuova missione. Novità in... Aspetta. Avevo letto novità incredibili. Non ha inizio, non ha fine. Vabbè, interessante sembra. Ragazzuoli, questa missione la faremo nel prossimo episodio. Quindi io vi saluto. Un salutone da Sky Capobianco. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con Days Gone. Ciao, belle mia.